Oggi prepariamo insieme la pasta al forno estiva. Un'idea semplice, facile, veloce e gustosa per tutti quelli che, anche in estate, non vogliono rinunciare alla pasta al forno. Pochi e semplici ingredienti, tutti di stagione, per un primo piatto squisito. Tagliate i pomodorini a metà e raccoglieteli in una ciotola. Scegliete dei pomodorini che siano ben maturi. Condite con sale, pepe, origano, abbondante olio extravergine di oliva, aglio, io lo sto aggiungendo in camicia, ma potete aggiungerlo intero o tritato, e basilico. Mescolate bene il tutto. Aggiungete un cucchiaio di pan grattato. E mescolate per amalgamare tutti gli ingredienti. Trasferite i pomodorini tagliati e conditi in una teglia e cuocete in forno caldo a 200 gradi per circa 25 minuti o in friggitrice ad aria per lo stesso tempo a 170 gradi. Aggiungete ancora del pan grattato e quindi trasferite in forno. Tagliate la mozzarella a tocchetti. E assaggiatela perché è buonissima. Ecco, pomodorini sono cotti. A questo punto bollite la pasta al dente e conditela con i pomodorini appena sfornati. Già in questo momento è buonissima, però noi non ci accontentiamo. E che cosa facciamo? Aggiungiamo un po' di parmigiano grattugiato, mescoliamo. Non la vuoi aggiungere la mozzarella? Sì, aggiungiamo la mozzarella e mescoliamo ancora. A questo punto trasferiamo la pasta nella stessa teglia nella quale abbiamo cotto i pomodorini. La sistemiamo. Aggiungiamo del basilico, ancora dell'origano, un pochino di pan grattato e un filo d'olio. E riportiamo in forno a 180 gradi per 10-15 minuti fino a gratinatura. Ed ecco la nostra pasta al forno estiva pronta, profumatissima e buonissima. Come vedete, bella, filante, perfetta. Beh, non vi è venuta l'acquolina? Grazie per avermi seguito anche in questa videoricetta. Alla prossima, ciao!